Dopo il lungo stop causa Covid è tornata quest'anno la fiera secolare della Madonna di Rogoredo ad Alzate Brianza, 5 giorni dallo scorso 8 settembre ad oggi. La manifestazione si svolge in concomitanza con la festività religiosa della nascita della Beata Vergine Maria, l'8 settembre appunto, ed è organizzata nelle vie attorno all'omonimo santuario. Tradizione e innovazione convergono in questo classico appuntamento di settembre che, oltre ai momenti religiosi, vede come cuore pulsante la fiera zootecnica, il mercatino, le giostre, gli stand gastronomici, le aree espositive e gli eventi, tra cui convegni e laboratori. Stamattina, alla presenza delle autorità, il taglio del nastro della fiera zootecnica, che è in grado di rappresentare il territorio, la sua ricchezza e le sue radici. Ancora oggi è considerato uno degli appuntamenti di settore di tutta la Lombardia. Confermata la presenza di numerosi capi di bestiame, principalmente bovini, che partecipano al tradizionale concorso. La manifestazione si svolge in un'area di circa 6.000 metri quadrati. La rassegna attrae specialisti, addetti ai lavori, appassionati, ma anche tanti curiosi di tutte le età. All'interno dell'area anche un'esposizione di mezzi agricoli storici e, grazie al circuito di Coldiretti Como Elecco, focus sulle potenzialità e le innovazioni in questo campo. E poi valorizzazione dei prodotti delle filiere agroalimentari del territorio con i prodotti a chilometro zero. Da sabato ad oggi, nel padiglione Fiera Inn, allestita inoltre la mostra fotografica a 30 anni dalle stragi di mafia, Noi siamo loro.